Buongiorno, buongiorno, benvenuti e ben ritornati qui a casa mia in questo nuovo video. Niente, lo so che sembra una scappata di casa, però è così. Oggi è una giornata, a parte che piove stamattina per portare i bambini a scuola, all'asilo, ho preso un sacco d'acqua, vabbè. Ma poi, sono sincera, non lo so, mi sembra che sto covando il raffreddore, mi sento un po' il naso un po' fastidioso. Infatti giro con... No, con i mitici fazzoletti nascosti qui, non lo so, speriamo di no, visto che oggi è giovedì, domenica c'è il compleanno di Mirko, quindi speriamo bene. Abbiamo saltato un appuntamento, succede, ormai lo sapete, è inutile che ogni volta devo dire sempre le stesse cose, così è. Allora, niente, è quasi mezzogiorno. Io ho fatto un pochettino di cose a casa, ancora me ne mancano 1700, che ovviamente non potrò fare tutte, ma tanto non mi corre dietro nessuno. In realtà il video volevo iniziarlo ieri, volevo farlo ieri, però poi anche lì fai questo, fai quello, dobbiamo andare di là, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo. E quindi niente video, però recuperiamo oggi, facciamo una chiacchierata oggi. Tra l'altro ho messo il telefono da un'altra parte che forse, dici tu, finalmente dopo 3 anni che sei qui, che metti il telefono di là, vi metto sopra il forno a microonde tenendo la finestra dietro, ogni tanto in alcuni video, non lo so, sembra che io sono alle porte del paradiso con questa luce. Così, niente, vi ho spostato da un'altra parte. Forse ce l'ho fatta, l'ho capito dopo 3 anni, però meglio tardi che mai, quindi direi che è meglio. Si vede ovviamente il solito casino così, però tanto c'è a casa mia come a casa di chiunque altro, credo. Niente, che vi volevo raccontare? Vabbè, a parte niente di eccezionale, non è successo niente di che. Ieri però siamo stati... sì, scusate, sicuramente tirerò su col naso senza accorgermene ogni tanto. Siamo stati al supermercato italiano perché, siccome Daniele era libero e non è vicino casa, ho detto: senti, andiamo a vedere che magari ha portato le cose di Pasqua, che poi un attimo non troviamo. Non troviamo niente. Quindi siamo andati e siamo usciti con una busta con 115 euro. Così. Questa è adesso qualcosina, ve la faccio vedere. Ci sono ovviamente cosine di Pasqua e poi niente, vi faccio vedere questa anche perché già la maestra stamattina mi ha detto: me l'hai portati i fogli compilati? Io mi sono dimenticata, te li porto poi dopo quando vengo a prendere i bambini. Che niente, c'ho qua i fogli da compilare. Questo è uno di Giulia e uno di Mirko. Che praticamente da lunedì 26 inizia un nuovo progetto a scuola che è basato sulla multiculturalità, perché appunto siccome, beh, anche in Italia ovviamente, però qui credo che sia un pochettino più accentuata la cosa, le scuole sono le scuole, gli asili, ma in generale tu qualsiasi, anche posti di lavoro ovunque, c'è un mix di gente che viene da ogni parte del mondo, quindi anche le classi dei bambini sono super vaste. C'è il bambino italiano, il tedesco, il turco, il rumeno, il bulgaro, il polacco, l'ucraino, il somalo, l'africano, che ne so, tutto il mondo. E quindi hanno fatto questa cosa perché è bello che c'è scritto proprio: noi desideriamo che i bambini si sentano a casa. E quindi, da quello che ho capito, faranno, forse, non lo so, tipo delle giornate a tema, dove credo che parleranno, racconteranno, non lo so, qualcosa di ogni parte del mondo da dove vengono ovviamente i bambini. Allora, aspettate perché vi devo soffiare il naso, pare brutto farlo così davanti a voi, no? Allora niente, c'è appunto qui da compilare le domande. Però mi ha fatto ridere che Daniele mi ha detto: scriviamogli questo, perché io non ci avevo pensato, adesso glielo scrivo.
Che qua, no? Ci sono tutte queste domandine da scrivere, tra cui vabbè, c'è scritto qual è il paese di origine, qual è la lingua, la madrelingua, quali sono le feste che si festeggiano, se c'è qualche tradizione o rituale che viene fatto a casa, se ci sono abiti tradizionali. Il cibo tipico e se ci sono anche balli, giochi o libri o altre cose, sempre tradizionali. Daniele qui ha detto: mettiamogli la tarantella. Scriveremo la tarantella calabrese nel ballo qui tradizionale. Hai visto mai che all'asilo arriva quel giorno non lo so, balleranno tutti la tarantella? No, sarebbe carino. E quindi. Adesso compilo questo e poi glielo porto. Comunque, quindi, che vi volevo dire appunto della spesa italiana? Abbiamo speso questi 115 euro e niente, vi faccio vedere perché ce l'ho qui, anzi no, prima vi faccio vedere queste, perché mi sono arrivate le cose per la festa di Mirko. Allora, Mirko ha chiesto. Che festa, cioè il tema della festa, cosa voleva? Ha detto che voleva Lego. Prima aveva detto Spider-Man, ho detto ti prego, facciamo un'altra cosa, non è Spider-Man, dai, cambiamo, facciamo un'altra cosina, ci sono tante cose belle che ti piacciono, quindi mi ha detto Lego, ok, almeno una cosa diversa. E quindi su Amazon ho preso questi, vediamo, sono i piattini, solite cose, i palloncini qua con... I cosi qua, come si chiamano? Le faccine qua dei personaggi dei Lego, qualche bicchiere, queste sono ovviamente cose che non bastano, però facciamo questo, verranno i nostri amici qui a casa, poi non so se portiamo da qualche parte, non riesco a chiudere, poi vediamo, magari forse i gonfiabili. E poi niente, ho il problema della torta con Mirko perché Mirko non gli piacciono le creme, non gli piace la panna, non gli piace cioè qualsiasi torta non cioè l'assaggia, giusto un cucchiaino così e poi la lascia. A lui piace le cose tipo ciambellone, plum cake, gli piacciono i muffin, le cose con le creme no. E quindi ho detto: senti, è inutile che noi andiamo ad ordinare una torta, andiamo a pagare poi. All'incirca andiamo sui 60 euro, 70, poi dipende, per poi mangiarla noi, cioè la festa è sua, poverino. E quindi niente, ho detto vabbè, gliela faccio io, gli faccio una bella torta al cioccolato, magari ricoperta di cioccolato, così, senza niente dentro se non cioccolato, però decorargliela carina. E niente, ho pensato una cosa che è arrivata qui, solo che io non mi sono mai cimentata con questo, e quindi non lo so. Che ne viene fuori, anzi, se magari qualcuno sa, scrivetemi no, però questo video ora forse andrà quando va in onda, se vabbè, comunque quando andrà online, non lo so, vabbè, comunque vediamo. Perché essendo appunto tema Lego, io ho preso questi che sono degli stampi in silicone. Per fare dei cioccolatini a forma di Lego, perché avevo pensato questa torta al cioccolato con la copertura tutta quanto al cioccolato e poi gli volevo mettere dei Lego sopra per a decorazione, no? Però non volevo prendere i Lego veri, cioè anche se dici tu li lavo, li faccio. Ho detto, li faccio con i cioccolatini. Avevo pensato cioccolato bianco, il colorante e boh, verranno. Che ne so, e qui è così, no? Con i cosi, con gli omini, questo con i soliti, come si chiamano, i mattoncini. Non lo so, io queste cose non le ho mai fatte, poi mal che vada questi li possiamo utilizzare come formina per il ghiaccio. Vediamo, perché la mia idea era questa, questi li ho pagati 9 euro su Amazon, non lo so. Non ho mai fatto queste cose, quindi però ci proviamo. Vediamo, magari cerco qualche tutorial. Cioè, non so se basta mettere il cioccolato qui, non credo che devo tipo. No, un po' d'olio, non lo so, non vi so dire, quindi non lo so che verrà fuori, lo vedrete però sicuramente.
tanto siamo noi, i nostri amici sono di casa, quindi fa niente, come viene, viene. Comunque, niente, ti faccio vedere adesso questa spesa tutta italiana con qualcosina di Pasqua e poi dopo niente, mi dedico a compilare questo, un'altra oretta e mezza più o meno, e poi vado a prendere i bimbi a scuola. Allora, vabbè, prima cosa perché ce l'ho qua, abbiamo preso questa l'abbiamo pagata 10 euro, lo scontrino ce l'ho, sì, ce l'ho qua, quindi qualcosina ve la posso anche dire. Colomba, ciocco, soffice, 10 euro e 98. Ce n'erano tante, abbiamo preso diciamo quella, questa qua più basica, così magari la mangiano anche i bambini. Io volevo prendere quella con i profiterol, col cioccolato, costava 16 euro, però boh, alla fine ci siamo orientati su questo, anche il prezzo in realtà ci ha fatto orientare su questo, quindi abbiamo preso questa qua. Poi aspettate che tiro qua la busta, questa abbiamo presa ieri e non le ho messe a posto proprio per farvi il video qui a voi. E poi ho preso il grano, questo pagato, se lo riesco a trovare veloce ve lo dico. Ho preso il grano per fare la pastiera e vediamo. Allora, no, non lo trovo. No, questa è un'altra cosa. Grano cotto, 2,69 euro. E ovviamente perché non ce l'avevo più quelli dell'anno scorso, ho preso anche le fialette, queste qua, fiori d'arancio, perché sennò non è pastiera. No, però aspettate che mi sposto perché sennò qua niente, non vado bene. Ecco, ora sì, vado più comoda. Questo mettiti qua. E poi allora, in tema pasquale, poi ci sono altre cose che sono messe giù in cantina. Capite a me che io capisco a voi. Che cosa ho preso? Al solito il nostro amatissimo zafferano, questo qua tra l'altro caro perché mi pare una bustina 2,69, cioè uno, sono due, 2,69, ho preso queste. Poi due di fagioli borrotti, ogni tanto una pasta e fagioli, così io ho i legumi secchi. Gli unici che cuocio sono le lenticchie. Per il resto, ceci o fagioli che vogliono cotture lunghissime, no, le compro solo così. Tanti mi avete detto prenditi la pentola a pressione, ho paura di non saperlo usare, quindi non ce l'ho proprio la pentola a pressione. Ogni tanto mi è capitato che ci ho provato e niente, alla fine non mi piacevano perché rimanevano due, non lo so, quindi presi così. Poi c'era in offerta un po' di pasta, ma ho preso giusto la pasta questa qua piccolina per i ditalini, per le cose qua, come si chiamano, tipo la pasta e patate, minestrone, queste qua piccoline così. E poi c'era in offerta anche la molisana e ho preso i cosi, sedanini. Quindi ho preso due di questi, uno di queste e poi due pacchi di tempestine. Te lo smalto, pensate un po', per questo mi sta venendo il freddo. Io me lo sono messo nero, Giulia ce l'ha rosa già da qualche giorno, non vi dico. Poi questo qua per minestrina magari serale, quindi questa qui. E poi ovviamente il mio amatissimo riso, questa volta ho preso il riso questo qua nero. Nero, anche i soldi sono neri perché questo qua viene. Allora, aspettate perché l'ho visto prima. Riso gallo blond, no, questo allora, riso gallo blond integrale, dove è andato a finire? Niente, non ce l'ho neanche nella busta. Vabbè, il mio solito riso è 4,98, che no, dovrebbe essere questo, 4,98 euro, e poi c'era quell'altro integrale che viene 3 euro, così. Poi ho trovato questi della Morato, questo è già aperto perché ne ho mangiato uno ieri. Sono questi maxi toast. Ogni tanto io, no, spesso faccio pranzo con il toast, quindi ho preso questo. E poi c'erano anche queste che sono pane a bruschetta. L'ho preso pure, ho detto magari anche per il compleanno di Mirko. Poi noi la sera ci facciamo una pericena con gli amici e magari queste le posso preparare. E poi aspettate, cos'è? Ah, ho preso questi.
Ho preso i cannoli per farci i cannoli con la ricotta, tanto adesso ce ne sono feste, c'è la festa del papà, il compleanno di Giulia. Quindi vediamo questi qua. E poi stesso motivo ho preso anche questo. Si può fare anche con una pasta sfoglia normale, basta mettere un po' di burro, un po' di zucchero, ce l'ho già fatte, si mette nel forno, però l'ho vista, questa veniva un paio d'euro, quindi via. Poi nel frigo ci sono due zucchine bianche, quelle verdi chiare, che sono tra le mie preferite, che qui nei supermercati ci sono solo le verdi. Andavano a 4,98 euro al chilo, ne ho presa soltanto due di numero per far mio, la zucchina con la mozzarella in padella. E poi basta, mi sembra. Tiro il naso. Vediamo colomba, il grano, sì, la pasta, questo ve l'ho fatta vedere. Ah no, l'ultima cosa è qui. Niente, aspettate, non lo sapevo, io mi sta venendo il raffreddore. Di nuovo pausa, scusate. Allora, rieccomi. Ultima cosa, 2,99 euro, l'ho preso perché il prezzo è buono, la prima volta non ho mai usato, ammorbidente, felce azzurra. Ho preso questo, 2,99, qua ci trovo pure il Lenor, anzi a volte è più caro, il Soflan, quindi siccome è bello, ho detto sì, lo provo. Ho messo questo nel carrello. Allora arriva Daniele, cioè lo vede nel carrello e fa, ah, hai preso un bagnoschiuma gigante. No, non è un bagnoschiuma. Sì che è un bagnoschiuma. Non... Niente, magari glielo lascio lì e gli faccio fare la doccia. Comunque, questo. E basta, questo è stato. 115 euro di niente, a parte queste tre cose che vabbè erano 15 euro l'una, che voi non avete visto. Basta questo, sì. Ah, c'è pure un pacco di patatine, Yonkers. Vi ricordate, quelle erano le mie patatine preferite quando ero bambina. Ce le siamo poi mangiate in macchina io e Daniela mentre tornavamo per andare a prendere i bimbi. E va bene, quindi adesso io queste cose le posso conservare. Boh, grano, a posto, va bene così. E quindi niente, per il resto ci vediamo più tardi, quindi sistemo queste cose, compilo quelle cose lì, sono mezzogiorno e un quarto, ancora ho un po' di autonomia, volevo dare una passata di straccio qui, soggiorno, cucina, corridoio, giusto questa parte. E basta, ci vediamo più tardi. Allora, sono le 12:56, ho ancora 35 minuti di autonomia per finire le mie cose. Adesso io mi riscaldo qui nel forno a microonde il pranzo. Praticamente l'altra sera ho fatto i broccoli gratinati al forno, siccome ne sono rimasti, eccoli qua. Adesso questa la riscaldo e mangio questa, se no poi va. Bisogna buttarla, no, perché peccato. Vi faccio vedere. Allora, ora condivido con voi due cose. Una è un danno che ha fatto Giulia che ho scoperto adesso. Nel frattempo, però, per tutte voi, aspettate. Ciao bella. Ecco, ciao bella. Ah no, devo, aspettate, devo attaccare qui quanto faccio? Ora nel frigo. Ma proviamo 3 minuti, vai. Allora, stavo dando una sistemata alla loro stanza dei giochi, così giusto raccogliere i Lego a terra, cose così, ne ho passato l'aspirapolvere e ho scoperto questo. Ho scoperto a terra che la signorina, perché io lo so che è stata la signorina, cioè non ho dubbi al riguardo, perché queste sono cose sue, ha trovato, non so dove, il mio burro cacao. Cacao, come l'ho detto, cacao, che è vuoto, è vuoto. Quindi già io ho pensato dove sarà andata a finire. Ora giro così vi faccio vedere dove è andata a finire il burro cacao. Ecco dove è andata a finire il burro cacao. Ma cioè, guardate che è una cosa incredibile, ha spalmato tutto il burro cacao qui sul vetro. E vabbè, adesso poi andrò proprio col sapone per pulirlo, perché sennò
non viene via. E vabbè, qui intanto ho trovato anche una punta di un pastello a cera, che è meglio tirar via, che poi lei fa, non vi dico quanti pasticci trovo qui nella sua cucina, che fa cose, vabbè, lasciamo stare. Infatti ho paura a darle tipo un biscotto o qualcosa, perché gli dico mangialo qua davanti a me, perché sennò lei se lo porta di là e inizia a spezzettarlo e a cucinare praticamente. E adesso invece vi condivido un'altra cosa, visto che devo, devo fare la lavatrice. Allora, la mia amica Danila, l'amica che viene sempre, che avete anche visto voi nei video, ogni volta lei aveva i vestiti che proprio profumavano fortissimo, sempre bello questo profumo proprio di pulito. Allora le dissi: Dani, ma che ammorbidente usi? E lei niente, mi ha detto: no, non ne uso ammorbidente, uso solo il detersivo. Io sconvolta, ho detto: come non sia ammorbidente questo profumo dal detersivo? Sì, è il detersivo che lei prende al Lidl, che io praticamente non trovo mai, perché non so se è proprio del Lidl o quel che è. Comunque, fatto sta, che l'altra volta l'ho trovato e l'ho preso. In tutto il bancale ce n'era uno solo, l'ho preso ed era anche poi in offerta con l'app a 12,99 € e l'ho comprato. E niente, è fantastico. Cioè, i vestiti, cioè, hanno un profumo, ma forte, che vi dura anche tipo il giorno dopo, con tutto che io uso l'ammorbidente o il Soflan, tipo adesso avevo questo alla lavanda, se no tipo il Cuccolino, il Lenor, poi dipende quello che trovo. E il detersivo io stavo usando Ariel, ma cioè niente a paragone. Ora ve lo faccio vedere, visto che devo avviare la lavatrice, se ce la faccio a prenderlo, perché è pesantissimo, perché è nuovo. Aiuto! Opla, eccolo qua. Si chiama lo so, il nome non è molto. Si chiama Omo. Ora io non so se si chiama così anche in Italia, da lì, ma penso di sì. Quindi se non lo conoscete e lo trovate, fidatevi e prendetelo, perché aiuto, è davvero fenomenale. Cioè, il profumo di questo detersivo non lo lascia nemmeno quando uso il Lenor. Sì, si sente il Lenor, va bene, però questo è fantastico. Quindi condivido con voi anche questa cosa. Pensate che una volta anche ero da Lidl, c'era davanti a me una delle signore che lavorava, che era lì che stava sistemando i prezzi, ora non mi ricordo. Io sentivo il profumo, ho detto: ma guarda qua il profumo di Danila, fortissimo, lascia proprio, è proprio la scia, è fantastico. Quindi, Omo, prendete il detersivo Omo da Lidl, se lo trovate, che è ottimo. Però io non lo trovo mai, cioè io ho preso questo, adesso è passato un mese, perché ancora avevo Ariel, non ho mai rivisto questo detersivo, quindi non lo so se è proprio del Lidl oppure se lo mettono e se lo portano via subito, non vi so dire. Va bene, qua ha finito. Sì, va bene. Quindi io mangio l'1.02. Ci vediamo dopo. Ok, sono pronta. Ora devo solo mettere le scarpe. Ho lasciato intanto questo, così appena arrivano gli dico che c'è una sorpresa che li aspetta. Così poi si possono mettere uno per uno a fare questi cosini. Quello lì è stato compilato. Alla fine, nelle feste, noi festeggiamo, cioè non sono andata proprio nei particolari. L'unica cosa di diverso è io ho scritto della Befana, siccome qui non conoscono e non festeggiano la Befana, ho scritto della Befana. Nei piatti tipici, vabbè, a parte pizza, pasta, ok, io ho segnato sempre in relazione a dei bambini la crostata con la Nutella, e poi ho messo nel sud Italia si usa la tarantella. La cosa divertente è che l'ultima domanda dice: c'è qualcuno che ci può sostenere o aiutarci in questo progetto, magari partecipando con noi? Io ho scritto: va bene, io ci sono. Quindi non lo so, magari mi chiameranno a far ballare la tarantella ai bambini, chi lo sa. Frattempo io vado, corro, ho messo questi qua che Giulia e Mirko mi hanno detto che devo portargli i pupazzetti. Qua c'è Dumbo, al momento Giulia piace Dumbo, e questa qua per Mirko. Quindi adesso uscirò con questi. Va bene, corro, ci vediamo dopo.
Forza bimbi, mettetevi all'opera che voglio vedere. È caduto, ecco, già iniziamo a perdere i pezzi. Forza. Vai Mirko, Mirko c'è il pulcino, Giulia quello rosa, un pulcino rosa, non lo so. E Nea c'è il coniglietto. Forza, 3, 2, 1, via! Mi servono gli occhietti. Gianni, due devi prendere. Due! Io prendo, è la mia! Io c'ho. Ci basta uno. Stai facendo i compiti? Bravo, Sì. vediamo. Scrivendo. Bravo Enea. Bravo. Allora, è tornato da un po'. Già qualcuno ride. È tornato da un po' mio marito perché, allora, a parte il fatto che. Non so se hai visto, ma il video dove tu cucini Ciao a tutti ragazzi. è andato fortissimo. Cioè, c'è vapore, è andato fortissimo. C'è vapore, già, guarda che E capelli quindi che ha. adesso lui ha detto: senti, ci ha preso gusto a cucinare. Lui vede le ricette, vede le ricette online e le vuole provare. Quindi adesso è qui che sta girando di TikTok, che gira, gira, gira. Su, aspettate Mirko. Giulia sta rompendo il coniglio. Dì a Giulia che adesso arrivo. Giulia? Sì, ci sono. Ci sono. Sì, vai. Allora, dicevo, tra l'altro abbiamo anche. Aspettate, devo tenere. Ecco, guardate, sta gettando Kinder Bueno. Una montagna di Kinder Bueno. Cosa sta facendo mio marito? Ah, si sta cimentando nel fare liquori dalle arancine, che tra l'altro con il video abbiamo scoperto la differenza tra arancine e arancino, no? Hai letto Grazie, pure, sì, hai letto anche grazie. tu, le arancine ricordano il vulcano, l'Etna, e quindi sono tipiche di Catania, ecco perché appunta, mentre quella a palla, arancino, perché ricordano le arance di Palermo. Sì. Quindi, una cosa che non sapevo, grazie a chi di voi ha scritto questa cosa. E niente, adesso si sta cimentando nel fare liquore. Adesso lui fa il liquore. Ha detto: ho visto una ricetta, il liquore al Kinder Bueno. E fa il liquore al Kinder Bueno. Tra l'altro, ci è venuta incontro la nostra cara Ulrike. Ormai Chiediamo aiuto e Ulrike risponde. le vicine tedesche, no? Quando si tratta di bevande hanno tutto, Alcoliche. e niente, c'aveva questa che è data dal fratello in Sud Tirol, l'alcol puro, perché noi non riuscivamo a trovarlo. Una volta lo vendevano, ora pare no, non lo so. Gli avevamo chiesto, lei ne aveva detto solo questo, se ti basta ti do il mio, e noi abbiamo fatto uno scambio. Aspettate che vado a vedere cosa succede. Le abbiamo dato noi una grappa e lei ci ha dato questo. Allora, eccolo qui. Si è raffreddato tutto quanto, questo è il risultato finale. E adesso bisognerà aggiungere l'alcol puro, che nel frattempo abbiamo travasato perché ci serviva la La bottiglia. bottiglia, perché non ne avevamo a sufficienza. Ora, qui, aspettate, mettiti qua, se no non andiamo bene. Spiega ai nostri amici come si fa Allora, questo liquore al Kinder io ve Bueno. lo spiego, però è la prima volta che lo faccio, quindi non sappiamo il risultato finale. Allora, per fare il liquore al Kinder Bueno serve riscaldare 500 ml di latte intero, con 80 grammi di zucchero e 350 ml di panna fresca per dolci. Li mettete sul fuoco, riscaldate giusto quel pochettino che il latte si intiepidisce e scioglie lo zucchero. Appena scioglie lo zucchero, mettiamo dentro 500 grammi di Kinder Bueno, senza la carta, mi Senza raccomando. carta Senza carta. e senza mangiarne qualcuno. Sì, quindi 500 grammi, magari io, fate come me che ne ho comprati di più e mi è rimasto un pochino. Poi
Messi Kinder Bueno si gira con questo giro, non lo so come si chiama, si gira, La facendo frusta. con la frusta, facendo in modo da sciogliere tutto il cioccolato e la nocciola che c'è dentro, e rimane, alla fine si riscalda molto e rimane soltanto come si chiama? Il Il wafer. wafer. Quando rimane solo il wafer, quindi è una poltiglia, diciamo, con il wafer e tutto quanto di questo colore più o meno. Prendiamo il frullatore, spegniamo il fuoco, frullatore di immersione e facciamo tutto quanto Sì, a... lo fate diventare tutto Come si bello dice liscio? cremoso Come e si dice fluido, liscio. liscio? Si fa diventare tutto quanto E poi liscio si e si raffredda. deve lasciare fuori a raffreddare. No? Abbiamo Ok. lasciato un bel paio d'ore, bello freddo. Quando è freddo si aggiungono a tutto quello che vi ho detto 200 ml di alcol puro. Ora... La ricetta originale porta 500 ml di latte, però quando io ho visto la ricetta, il risultato finale poi mi dava molto cremoso e non mi piaceva, io lo volevo più tipo in questo modo come il Bellis. Allora alla ricetta io ho aggiunto, lui aveva detto che la ricetta diceva che poteva aggiungere o il latte oppure un po' di alcol, però ha detto l'alcol no, è meglio di no perché altrimenti il gusto sarebbe stato troppo forte. Quindi ho aggiunto il latte e ne ho aggiunto 200 ml, quindi io ho fatto 700 ml di latte e poi tutto il resto come vi ho Ma detto. come sei professionale, Ecco, come spieghi questo è bene? quello. Fatti in casa da Daniele. Fatto in casa da Daniele. Adesso Vai, vai prendiamo col qua. pollicione, fatti in Fatto in casa da. casa da Daniele. Ok, quindi adesso Ecco. noi mettiamo qui l'alcol, 200 ml di alcol puro. Ok, E poi dopo, niente, eccolo qua. Che si mette qua odore. Mamma mia, che nelle odore. bottiglie. Sì, c'ho qui un 40, mi è rimasto 40 ml di alcol, così se il sapore un po' lo aggiungiamo. Lo faccio che la E che vicina basta? Che è un liquido? Che stai Faccio che sbattendo? la Che vicina prendi sapore e me sbattevi? lo faccio pagare, guarda, me lo faccio pagare, dico, lo vuoi? Ok, allora noi siamo alle battute finali e abbiamo versato il liquore nella bottiglia. Poi vi lascio scritta, ve la lascio scritta tutto quanto la ricetta perché merita. Io non sono una grande amante di queste cose, però merita. Se vi piace il Baileys. È più buono del Belis, sono sincera. Quindi bravo, bravo a Daniele. Che dopo noi adesso facciamo così: ci apriremo un'arancineria che li farà lui, Distilleria. che li farà lui perché non li va con tutto quell'affaruccio lì e anche una distilleria. Ecco, così ci daremo i liquori e agli arancini. Allora, noi abbiamo versato tutto quanto l'alcol che diceva la ricetta, però avendo aggiunto quei 200 ml in più di latte, ne abbiamo aggiunto un altro pochino. Abbiamo assaggiato e abbiamo valutato che era meglio aggiungere un altro poco perché sentiva giusto un accenno. E adesso dovrebbe essere perfetto. Questo dove si conserva? In freezer? Questo si conserva in frigo. Ah, in frigo, non in freezer. Ok, quindi in frigo, così poi la inauguriamo con gli amici al compleanno di Mirko, visto che sarà fra 2 giorni. La grande, la Vabbè, super la inauguro io la possiamo stasera. provare stasera, La proviamo dai. Magari stasera. si fa un pochettino fredda, la proviamo stasera. E quindi dalla distilleria della Mimis Family, dal nostro liquore al Kinder Bueno, noi vi salutiamo. Grazie per essere stati in Ciao nostra ragazzi! compagnia. Vi lascerò scritta la ricetta e anche questa, se poi qualcuno dovesse farla, lasciate giù un commento. Però è proprio buona, davvero bravo. Bravo, da domani farai anche lasagne, Aspetta che pizza, ho vediamo. già altre ricette Hai già altre salvate, ricette? sì. Ok, Siamo in allora touch. apriremo la rubrica in cucina con Daniele. Va bene, un bacio grande, grande, grande. E Ciao! come sempre noi ci vediamo Al prossimo video! video. Ciao! Ciao.